Non c'è nessuno. Non c'è una che stai chiamando tu, lo squillo è un grido, mi assale il panico e vorrei dirtelo. Il problema è che quando voglio non so scegliere, se stai zitta, fa qualcosa che capisco qui da solo. E mi nasconderò tra frasi e eccolo il vostro protagonista preferito. Abbassiamo un po' questa meravigliosa sigla di Malik Ayan, inizio di questa live che sarà piuttosto breve, credo, perché l'ora è quella che è. Quindi direi di partire, magari aspettiamo Emanuele Verani, carissimo, ormai ospite fisso di queste live. Fin dagli albori, certezza, presenza granitica. Vediamo se ci sono novità. Comunque, quindi direi subito di iniziare a introdurre gli argomenti di questa puntata che sarà molto breve. No, fisso, non fesso. Ospite fisso, non fesso, per favore. Dai, vogliamoci tutti bene. Aspettiamo che finisca la sigla, intanto introduco gli argomenti di questa puntata. Parleremo di perché questa signora è un valore aggiunto a X Factor? Perché Joker non è un bel film? Perché fanno un live action di Il Vagabondo? E perché Netflix ha fatto un accordo con Mediaset per 7 film? Noi siamo qui per cercare di dare una risposta a queste domande, noi, io e voi naturalmente. Quindi noi elucubreremo, penseremo a una possibile spiegazione e vedremo quali saranno le conseguenze, le concatenazioni di questi fatti. Ma partiamo subito parlando di Malik Ayan. Chi è Malik Ayan? Possiamo dirlo. È una delle più, possiamo dire, eclettiche artiste italiane, più che altro sofisticate, ecco, sofisticate credo sia la parola giusta. Una cantante che ha un suo stile, una sua voce ben riconoscibile, molto amata dalla critica ma anche dal pubblico. E adesso, tra l'altro poi ha vinto anche dei premi della critica a Sanremo, insomma ha collezionato anche un podio, se non ricordo male. Ma il punto è, perché Malik Ayan, che ho anche avuto il piacere di incontrare di persona, dovrebbe essere un valore aggiunto a una trasmissione languida, moribonda e molesta come X Factor? Beh, allora, è presto detto, io mi sono fatto una mia idea. Dunque, chi c'è X Factor in Giulia? Ne ho anche parlato in una precedente live. C'è Sfera Ebbasta, che è lì perché deve portare il pubblico ciofane. C'è Mara Maionchi, che è lì perché lei può farlo, perché lei può fare tutto. E lei è la trasmissione. C'è Samuel perché qualcuno con delle competenze che abbia una lunga carriera serve sempre. Mm.
tre spettatori. E che abbiano una carriera ci deve essere, ma Malika Ayane ha una carriera relativamente più breve, non siamo nemmeno poco più, forse una quindicina d'anni, ma anche meno, forse una decina. Ma allora, che cosa dà lei in più? Lei dà la sua personalità, la sua verve, la sua assoluta schiettezza, la sua puntigliosità, la sua, che può essere severità, cattiveria, ma in realtà è solamente competenza e classe, cose sempre più rare in un ambiente come quello dei talent show. Lei è un po' la regina, è come mettere Dulcinea, quando Dulcinea andò a The Voice, lei è totalmente avulsa dal contesto televisivo, ingestibile, assolutamente una personalità che strizzava l'occhio, faceva mossette in libertà totalmente trash. Quindi, se tu lasci una donna di personalità a briglia sciolta, o comunque un personaggio di personalità, cosa fa adesso? Pubblicità. Siamo qualcun altro di canzoni, mettiamo un mix, no, lo mettiamo, andiamo nei correlati, cosa c'è? Mettiamo un po' di Max Gazzè. Comunque, cambiamo un po' il sottofondo, ha sbagliato clamorosamente a mandare via il nero, ascolta. Sì, allora io ripeto, non ho seguito, andiamo Max da te. Allora, tornando sul discorso, la personalità quindi Malika è importante, naturalmente. Poi ha già detto citazioni diventate cult ormai, tipo quella anche il papà di Mulan non ci credeva, e poi lei ha salvato la Cina, che io ho sognato nel mio piccolo cuore, che mi terrò nell'eterno. E mi sono informato sulla questione. Allora, regia dice che ha fatto bene, quindi io mi fido di regia, però cioè, comunque non giustifica il fatto che abbia dato della razzista a lei, che è di origine marocchina e che va nell'università per la integrazione, come Matteo Scanta sa bene, perché c'era anche lui, perché siamo andati a un incontro con la scuola di integrazione dove c'era proprio Malika a fare relatrice. Regia però non c'è oggi non c'è, quindi sono solissimo, ma con il irreprensibile Mike Lennon, anche che lo possino, non diciamo cosa. E ho avuto la foto con Malika, esatto, ma se andate sul mio profilo Instagram alla ricerca di Enrico, seguitemi tutti, trovate la foto con Malika, infatti. Ok, quindi... un'altra cosa su Malika X Factor, che non le hanno detto, probabilmente non è colpa sua, che i ragazzi di X Factor non hanno futuro, cioè sono lì solamente per fare spettacolo e per far incassare la quota SIAE agli autori delle canzoni che interpretano, oppure per far bene ai giudici. Ma il punto è, non hanno detto a Malika: guarda, questi ragazzi non hanno futuro, tu fai solo spettacolo. Ne hanno detto, e quindi lei ci crede veramente in questa cosa qua. Non so quanto possa durare la sua credenza. Ma anche il suo comodino, scusate la battuta orrenda, ma funziona, e se televisivamente funziona, a questo punto bisognerebbe prendere più seriamente, perché una sua dichiarazione. Noi abbiamo visto, per esempio, sabato scorso, Malika Ayane e Mara che sono state ospiti su Rete 3 TV Talk da Massimo Bernardini, e a Mara hanno chiesto: ma Mara, tu faresti il direttore artistico di Sanremo? E lei ha detto: guarda, no, non sono abbastanza popolare, non lo so, tutto, insomma, la modesta, parliamoci chiaro, però secondo me di chi spera di farlo. E Malika ha detto: se lo fa Mara, io conduco. Ora, io un Sanremo contro Malika Ayane lo vedrei, sinceramente io un Sanremo contro Malika ce lo vedrei, sinceramente. Poi magari settimana magari faccio una doppia live e parliamo anche dei primi nomi dei big di Sanremo e dei primi super ospiti che circolano di nomi, per oggi no, non ne parliamo, perché ho fatto anche un sommario introduttivo, voglio rispettare quelli. Quindi, svisciata approfonditamente la questione Malika, passiamo a un argomento ben meno piacevole, sì. Vediamo il povero Max Gazzè, ci spiace. Zan 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 di zan.
Purtroppo non essendoci regia, devo lavorare da solo, ma è il bello della diretta. Immagino che avete già intuito di cosa sto parlando, vedendo dalle mie spalle. Beh, Lilli il Vagabondo, uno dei classici Disney. Anzi, adesso, mini recensione di Il Vagabondo. Allora, Il Vagabondo è un film che io perché non si può non amarlo. Ciao Buco Nero, chiunque tu sia, che piacere vederti. L'argomento a posto oggi, adesso stiamo parlando di Lilli il Vagabondo, con molto odio, personalmente. Spiego il motivo. Allora, dicevo, Il Vagabondo è un film che tutti conoscono. Beh, la scena di spaghetti, dove uno prende lo spago, lo spaghetto, poi lo prende l'altro spaghetto, la polpettina, e poi si va. Grande scena, ce l'abbiamo qua, beh, non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Avanti, mettiamola, dai, mettiamola. Ma che mi frega? Siamo giusto per capire l'atmosfera. Ecco, guardateli, meravigliosi. Un'immagine che ha fatto epoca, cioè che è iconica, la storia del cinema, mi viene da dire. Questa è la vera magia, come si dice, come dire. Purtroppo la qualità video è quella che è. Quindi, tutti conoscono questa scena, ma molto pochi conoscono Il Vagabondo come film in sé. Molti pochi l'hanno visto per intero. E ciò, secondo me, è molto male, ma non sto qui a sindacare cosa vuol dire che vuole nel vostro tempo libero. Il punto è che io l'ho visto migliaia di volte da quando ero piccolo. Lo potrei recitare a memoria, ma non lo farò perché sarebbe una scena inquietante. Ma quei paperoni, quelli, che termine appropriato, quegli avidi della Disney hanno voluto fare un live action anche di Lilli e il Vagabondo. Quindi noi esaminiamone questo trailer. Vediamo bene le origini. Vedi? Fammi. Allora, ovviamente il titolo originale è Lady and the Tramp. Oh, devo dare un'occhiata al cast. Andiamo subito una barattata avanti. Allora, sì, appunto, noi vediamo. Comunque anche dei nomi importanti nel cast, vediamo per esempio che ci sono come doppiatori Tessa Thompson e Justin Theroux, ma soprattutto quanto sembra i due attori italo-americani saranno interpretati a due pesi massimi come Sam Elliott e F. Murray Abraham. Cosa non si fa, mi viene da dire, per tirare a campare. Comunque, allora, io non ho mai capito il senso di questi maledettissimi live action della Disney.
Tanto è vero che, anzi, apro una parentesi, oggi anche il compleanno della divina Angela Nerbui, quindi vi riporto le sue citazioni, la sua citazione sulle Action della Bella Bestia, perché lei è la voce originale della teiera, e lei lo definì una sciocchezza, dicendo che non riusciva a capire questo genere di film. Direi che un commento così, magari sobrio, naturalmente, con molta classe, ma pur sempre lapidario, ottenuto da una regina come la Lesbury, sia molto 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 esplicativo. Comunque sono film godibili, per carità, ma che hanno il valore artistico di una ricola. Scena disgustosa. Quindi il suo cuore, io non ne vedo il significato. I cani CGI mi sembrano troppo espressivi per essere cani e troppo cani per essere espressivi, scusate il bisticcio di termini. E gli ambienti sembrano posticci, l'unione tra un uomo bianco e una donna di colore, una donna afroamericana nell'America degli anni 20 mi sembra sinceramente poco credibile, solamente una mossa per accaparsi pubblico e dare un minimo di soluzione di continuità con il film originale. La colonna sonora mi sembrano riarrangiamenti anche piuttosto blandi delle canzoni e basta. Andrà, però non uscirà al cinema questo film, ma andrà direttamente in streaming su Disney Plus, quindi chi se lo vuole perdere se lo perderà, quindi almeno non chiederanno dei soldi di un biglietto per farlo vedere, perché magari hanno capito che è un po' una cosa un po' ignobile, siccome sono praticamente coppie carbone, manco troppo riuscite. Io rimanderei tutti su Disney Plus, sinceramente, perché si risparmierebbe molto, 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 molto tempo. Poi, comunque, viscerato anche questo argomento, direi di passare al prossimo, che è molto imbarazzante, non mi ricordo quale era annunciato, avevo detto che facevo Malika Yan, poi facevo Il Vagabondo, poi cos'altro facevo? Aiutatemi. Che altro argomento di quale altro argomento volevo parlare? Cacchio, imbarazzantissimo questa cosa. Sì, di Joker. Grazie Emanuele. Allora, parliamo di Joker, siccome non c'è regia. Quindi, Joker l'avete visto tutti, non sto, ho fatto rivedere anche l'altra volta, non sto a riguardarlo, non sto a rimetterlo, dai. Lo rimetto. Sto per il fermo, metto il fermo immagine di Joaquin Phoenix. Comunque questo argomento dei live action Disney credo che meriterebbe un suo approfondimento. Vedete anche Beppe Grillo truccato da Joker, non so se lo vedete bene, abbastanza triste, viene da dire, ma potremmo dire che Beppe Grillo è il Joaquin Phoenix italiano. Teniamoci buon Joaquin che ci fa compagnia. Eccolo là. Vedete come si che faccia simpaticone? Che simpatica canaglia. Eccoli, simpaticone. Ho detto tutto, Beppe Grillo gioca italiano e quindi direi che potremmo anche chiudere la live. Bene, ce ne andiamo a casa, via. Come no, ma stiamo ancora qua invece. Comunque, allora, Joker. Non ci saranno spoiler qui. Non ci saranno spoiler, perché gli spoiler, che cosa c'è da spoilerare, da dire, perché è assolutamente una... Allora, facciamo così. Prima vi leggerò la recensione di una celebre scrittrice italiana che ho avuto anche l'onore e il piacere di incontrare. La leggerò tale quale come ha scritto lei, recensione di
Violetta Bellocchio, nipote di cotanto zio. Allora. Paro, tagliando magari le parti spoiler. Ho invitato la Bellocchio qua, purtroppo non mi ha risposto, quindi credo che non... Che... Però un giorno la farò venire, Teatro Bellocchio, lo prometto. Quindi, opinioni su come nasce uno stagista, anche noto con il titolo Ho smesso di prendere medicine, questo è il mio vero io. A motivarmi a cacciare fuori i soldi è stato il cazzo sì, porca puttana, dei miei espresso dai miei genitori, che non siano tanto infiammati per un film da quando avevano visto Il petroliere, e che adesso vivono Joaquin come il figlio maschio sciupato ma capace di dare grandi soddisfazioni. Questo potrebbero suggerito, averglielo suggerito io, quando per spiegare che ormai Phoenix se ne stava tutto allegro sotto i riflettori a Venezia, pur avendo interpretato un personaggio durissimo in un film controverso, l'ho svoltata dicendo mamma, è ovvio, sono io maschio con qualche anno in più. Aneddoti familiari a parte, sala gremita di ventenni ambo sessi e muti, timido approccio alla fine, è sia un manuale pratico per terroristi alt-right, c'è la dimostrazione che per rovesciare il capitalismo servono uomini simbolo capaci di arrivare anche se in maniera del tutto involontaria. Spoiler. Gente che da piccola ha visto Re per una notte e aspettava solo l'occasione di rigirarlo. Spoiler. Bella tutta la roba. Spoiler. Ho molto apprezzato. Qui ho tirato le parti spoiler, come promesso, perché non sono un infame. Ma... il problema è che quello che ha detto Violetta, che lei mette come un pregio, io l'ho trovato invece un difetto, ai, perché qui purtroppo sapete che se io non sono un bastian contrario, non sono contento, cioè non mi piace fare il bastian contrario, però se capita a volte, capita anche questo. Quindi, perché a me Joker non è piaciuto? Posto che, allora, dovete, come ho già detto una volta, dovete andarlo a vedere, perché è un film che va visto. Allora, la differenza, c'è cioè Batman e Superman, per esempio, è un film blockbuster, ok? Con tanto budget, una trama improbabile, possiamo dire, e che può essere stroncato a prescindere. Joker è un film che ha una visione comunque, Todd Phillips, il regista, di Una notte da leoni, non dico niente, perché sarebbe pregiudizievole, ha una sua visione del personaggio appunto, cioè l'ha costruito assieme a Joaquin Phoenix. Tu lo puoi dire, ma perché hai in casa me che l'ho già visto. Hai vicino me che l'ho già visto. Però dovete andarlo a vedere, ok? Andatelo tutti a vedere, perché una visione non si nega... Questo film non si può negare una visione, perché questo film ha una sua visione, voglio dire, scusate, difficili termini, perché Phillips ha le idee chiare sul personaggio, sa cosa vuole rappresentare, sa che non è il Joker bambinesco di Cesar Romero, non è il Joker meraviglioso gangster di... non è il Joker megalomane show artista di Jack Nicholson, non è il Joker terrorista di Heath Ledger, non è il Joker signore del crimine pappone di Jared Leto, no, è altro da Joker, come DK è altro da Diabolik. Anzi, bell'assist mi sono dato, torno subito. Questo è DK, non è Diabolik, è altro da Diabolik. Questo, sono l'ispettore, somiglia a Ginko, si comporta come Ginko, ma non è Ginko. Ah, nella prossima live parleremo anche del film di Diabolik, stay tuned. Poi, per esempio, anche, vedete, lo stile è diverso, cioè il concept di DK... Questa somiglia a Eva, ma non è Eva. Questo somiglia a Joker, ma non è Joker.
questo travestimento nel film conta relativamente. Questo non è, forse può essere un piccolo, l'unico piccolo spoiler che mi sento di fare è che il travestimento lo si vede relativamente poco. Ok? Oh cosa, Matteo Romano, oh cosa? Ok. Finalmente è andata, mi chiedevo dove fossi, infatti. Parlavamo di Joker, diciamo, questo è altro da Joker. Allora, come DK quindi si ispira? Allora, per fare DK si sono posti una domanda. DK sta per John Know. Allora, si sono posti una domanda. Le sorelle Giussani, che Dio le abbia in gloria, si sono ispirate ai feuilleton francesi di inizio secolo per fare Diabolik. Se si fossero ispirate ai comics americani, anche quelli da DC, infatti, cosa sarebbe successo? Sarebbe successo DK. Phillips si è chiesto, se Joker si fosse ambientato negli anni 80, senza Batman, e fosse un uomo comune che discende agli inferi, che diventa Joker, cosa succederebbe? La risposta. Non vi dirò naturalmente il coinvolgimento eventuale, se c'è un coinvolgimento di Bruce Wayne, se c'è, perché potrebbe anche non esserci. Vi dirò che Robert De Niro è stato fantastico, che si è divertito un sacco nel suo ruolo, interpreta un conduttore televisivo per un late show americano, ma guarda, glielo fai condurre nella vita reale, un late show così. Si è divertito, un altro personaggio da aggiungere alla sua galleria di personaggi memorabili. Poi abbiamo Frances Connery, la mamma di Barney Stinson in How I Met Your Mother, anche lei molto brava a interpretare la mamma di Joker, tanto che ipotizzerei anche una nomination agli Oscar per la Connery. Phoenix potrebbe saltare se nomination agli Oscar, ma per generale il film in America è stato molto odiato perché dicono che dà un messaggio negativo. Allora, adesso io lo dico proprio così, fuori dai denti. Questo film è uno spreco di risorse, secondo me. Secondo me si poteva anche non fare, perché io non ho visto nulla. Cioè, non c'è nulla, non succede poco e niente. E non è uno non matto che diventa matto. È un matto che smette di prendere i farmaci e quindi è ancora più matto. Quindi non c'è manco bisogno di fare questo, non è manco uno spoiler. Vanno in guadagno. In che senso in guadagno? Gli Oscar? No, gli Oscar non vanno a guadagno, se è quello che intendi. Vanno a cavolo. Ma dicevo, quindi secondo me è uno spreco di pellicola, passatemi il termine. Secondo me. Poi Leone d'Oro a Venezia non gliel'avrei assolutamente dato, posso dirlo. Poi perché io l'ho visto in anteprima a Venezia. Ah sì, sicuramente ci stanno guadagnando molto, è già il terzo maggiore incasso dell'anno in Italia, molto buono direi, dopo Avengers Endgame e Leone, maggiore incasso del 2019, quindi sicuramente è un successo di pubblico, però la critica l'ha osannato, però ovviamente c'è anche chi non è piaciuto, a me non è piaciuto per esempio. E si parla già di un seguito, io forse un seguito lo vedrei perché magari gli riesce un po' meglio. Ovviamente io non ho, allora, cioè anche se parlassi di spoiler, si parlerebbe solamente per altri 10 minuti di Joker, perché secondo me c'è veramente poco da dire, perché è un film di una pochezza che rare volte ho visto, cioè è un film poco. Joker in poche parole, poco. È poco. È poco, è un film poco. Allora, l'ansia, il terrore puro c'è in qualche scena. Violenza, nemmeno tanta ce n'è. Non c'è meno. No, violenza, poca. Sofferenza, sì, sofferenza più psicologica che fisica. No, anche fisica, perché lo menano un sacco, si vede anche nel trailer. Ma il resto è proprio poco, è proprio agende poche, poca roba. Quindi, secondo me, è una delle più grandi delusioni dell'anno. Già la stagione appena iniziata è già una delusione. Perché? Che dobbiamo fare? Prossima live parlerò anche dei film che ho visto alla Mostra Cinema di Venezia, perché sono andata alla Mostra Cinema di Venezia. E poi darò anche gli indizi, questa live continuerà, gli indizi sullo scrittore misterioso.
di cui ho il poster in camera. Bene, direi di passare, allora passiamo subito agli indizi per lo scrittore misterioso, preparatevi per il concorso. Quindi, lo scorso indizio era che questo scrittore è un uomo. Adesso l'altro indizio che vi do è che è uno scrittore che ha scritto d'amore, quindi ha scritto un'opera che ha come tema cardine l'amore. E un altro indizio, perché ho saltato una live, è e ha scritto, le sue opere sono sì pubblicate sui libri, ma nascono come testi teatrali. Quindi scatenate la vostra fantasia, indovinate questo scrittore qua. Il vincitore avrà un premio. Grazie al cavolo. Comunque, bene, intanto che voi pensate, scrivetemi qualche scrittore, anche è molto difficile, è molto molto difficile. Però il poster del film sulla sua vita, di cui poi ovviamente parlerò. Ma adesso andiamo all'argomento finale di questa live, molto breve, come avevo già anticipato. Quindi, allora, qui però ho bisogno del smartphone, dello smartphone. No, se italiano straniero lo dico un'altra volta. Un attimo solo, sto cercando un articolo preciso. Pensateci. Tanto se sbagliate non succede nulla, eh. Usate, magari verrete premiati. Dai che non carica. Eccolo. Beccatolo. Allora, questa live, se notate, l'ho chiamata il Divin Enrico. E adesso qui è connesso a questo accordo tra Netflix e Mediaset. Allora, 7 film che usciranno su Netflix prima e poi andranno in TV su Canale 5. Thomas Strausler, non so chi sia, purtroppo. Quindi no, decisamente. Allora, andranno prima su Netflix questi film e poi andranno su Canale 5 dopo un anno. Già, questa è un'operazione, per quanto devo dire discutibile, oddio, che può avere dei lati interessanti, perché no, Milan Kundera, non so chi sia nemmeno lui, sbizzarritevi, mi raccomando. Allora, questa operazione, mandare i film prima su Netflix, creiamo Netflix. Canopa. Ancora Netflix, amato, odiato. Quindi, se tu mandi un film su Netflix, attirai un certo pubblico, se lo mandi su Canale 5, attirai un altro pubblico. Il rischio è che chi l'ha già visto su Netflix non lo vedrà su Canale 5. Adesso, originali Netflix coprodotti da Mediaset. Coprodotti con Mediaset. Ma ora ne parleremo bene. Allora, ecco quali sono i film. E quali sono i film di cui parleremo. Allora, il primo... Già è forse il pezzo da 90, ma è molta paura, molta. Infatti già dal primo partiamo subito con un titolone di quelli potentissimi. Allora, Sotto il sole di Riccione. Film italiano, naturalmente.
con diretto da due giovani comici, sceneggiatori, autori, registi di UNAS, con anche un cast di spessore, ambientato ovviamente a Riccione, e nel cast un sacco di giovani: Isabella Ferrari, Luca Ward, Andrea Roncato e Cristiano Caccamo, l'unico che anche anagraficamente è giovane. Sceneggiato, esatto, probabilmente sarà girato a Riccione, con la fantasia che galoppa, sceneggiato da niente o po' di meno che un nome del cinema italiano, da Enrico Vanzina, autore di Vacanze di Natale, di Natale in India, insomma, uno dei due fratelli Vanzina, Carlo, anche lui che riposa in pace, ci ha lasciato un paio d'anni fa, però Enrico è ancora attivo, dopo aver scritto per Netflix Natale a 5 stelle, con Massimo Ghini che interpretava Giuseppe Conte, o Borbioso, adesso scriverà per sempre per Netflix sotto il sole di Riccione. Ci auguriamo che possa avere lo stesso successo di Sapore di Mare, ha commentato lo stesso Vanzina. Allora, un progetto che forse solamente la presenza di Isabella Ferrari e di Luca Ward nel cast rendono minimamente interessante, e anche i due giovani registi speriamo riescano ad imporre, perché i Vanzina sono famosi per scrivere sceneggiature ben poco adattabili a destro registico alquanto. Vedremo se gli UNAS riusciranno a imporre una loro visione particolare. Comunque Vanzina, quando si vede in TV, è una persona che sembra molto intelligente rispetto al suo lavoro, o anche alcuni suoi film mi piacciono anche, non ho paura a dirlo, ma questo progetto è già prende il titolo una canzone orrenda come Riccione dei giornalisti, si fa molto, molto, molta paura. Poi, prossimo film. Allora, Riccardo Scamarcio sarà protagonista e produttore di L'Ultimo Paradiso, un film ambientato negli anni 50 e con al centro il tema dei contrasti sociali tra i padroni e i braccianti. Penso che sia ancora molto attuale, ha detto Scamarcio. Allora, Scamarcio per Netflix ha già girato Lo Spietato, un buon film, un buon thriller italiana, con Renato, diretto da Renato De Maria, marito di Isabella Ferrari, guarda un po'. Ah, ora mi spiego un po' di cose. Spero che De Maria venga confermato come regista, perché loro due lavorano anche bene, devo dire, assieme, hanno lavorato bene assieme con Lo Spietato. Il fatto che sia produttore è interessante, perché è una cosa molto americana, anche in Italia si fa poco dell'attore e produttore contemporaneamente. L'ultimo il titolo è, la trama è vagamente interessante. Potrebbe essere un film che potrebbe anche ambire dei premi, magari, se verrà realizzato come Cristo comanda. Quindi questo è già forse più interessante. Scamarcio poi facendo delle belle scelte di carriera in questi ultimi anni, e anche nel loro di Sorrentino. Quindi, ecletticamente sta dividendo tra il doppiaggio, il Sorrentino, i film thriller all'italiana. Quindi mi sta i registi magari un po' più indie, le opere prime. Quindi si sta variegando, non è più solamente Step di 3 metri sopra il cielo. Bene, sono contento per lui. Poi, ecco, perché ho chiamato questa live il Divine Enrico? Perché ci sarà un film, attenzione, guardate, è veramente un progetto che io non lo so. Io non lo so perché, cioè, mi fa strano anche solo a parlarne. Allora, un film sulla vita di Roberto Baggio. Allora, quanti di voi sanno chi è Roberto Baggio? Lo so perché io che non sono esattamente un patito di calcio, ma so che è appunto soprannominato il Divin Codino, che pensate, quando ho letto il soprannome qua, pensavo fosse un film su Fiorello, pensate un po'. Sarà interpretato da Andrea Arcangeli, infatti c'è una somiglianza. Ciao Ettore 02, sempre un piacere. E che, ripeto, c'è una somiglianza, diretto da Letizia Lamartia, regista di quella serie italiana Baby, sulle Baby Squillo, in cui, da quanto ho sentito, perché non l'ho seguita, non c'è nemmeno una,
amplesso, quindi non so cosa possa servire. E il prodotto da Indigo Film, che è una casa di produzione italiana molto importante e rinomata. Quindi un film sulla vita di Baggio, sui tipo i film sportivi americani sostanzialmente, tipo non so, di film sul calcio italiani, hanno fatto Il Campione, che era molto bello, con Stefano Accorsi, però è un calciatore inventato, quindi non so come possa, non credo che, magari sbaglio io, ma Baggio non è che ha avuto sta vita avventurosa, cioè, non lo so, poi, boh, mi lascia perplesso. È vero, fece un film su Mennea, fu diretto anche da Ricci Tognazzi, se non sbaglio, non l'ho visto, però mi dissero che era molto bello, che ha fatto bene. Però in questo caso lì è prodotto da Rai, qui è prodotto da Mediaset, quindi sono un altro paio di maniche. Mediaset fece anche un film su Enzo Ferrari, interpretato da Sergio Castellito, che non ho visto, però credo siano figure troppo diverse da essere equiparate. Vedremo comunque, perché la Martire sarebbe la Martire sarebbe anche il suo primo film, quindi sarebbe un esordio importante. Vedremo. Sempre sul tema del calcio, hanno menzionato il film Al di là del risultato, una storia di un'amicizia intergenerazionale nel mondo dei tifosi di calcio. Allora, non hanno svelato nomi su cast o su altre personalità coinvolte, ma mi sembra interessante il rapporto, a quanto si è capito, intergenerazionale, quindi tra un tifoso più vecchio e un tifoso più giovane. Sarebbe interessante vedere le due visioni del calcio di ieri e di oggi. E poi in Italia questo anche è una molto seguito, come il calcio è molto seguito, quindi magari qualcuno potrebbe anche rispecchiarsi in queste figure, se non sarà una saga dello stereotipo, ma sarà realizzato con un occhio anche sulla realtà. Quindi questo è forse quello che promuovo di più di tutti. Per un ultimo film, prodotto da Olivia Musini, che onestamente non ho idea di chi sia, fatemela googlare, scusate l'inglesismo. Chiedo venia. Allora, Olivia Musini è la produttrice, sempre per Netflix, di Sulla mia pelle, il bellissimo film su Stefano Cucchi, che se l'avete visto guardatelo, perché è un film che lo vedete una volta sola perché fa malissimo al cuore. È proprio anche questo, è veramente, ecco, Sulla mia pelle è un film violento, ma non solo violenza fisica, ma violenza morale. Anche lo spettatore sente male quando Sulla mia pelle, però che non ti senti male, perché vedi le forbici in un occhio, però quello finisce lì. La mia pelle è dolore, sofferenza, distruzione fisica e psicologica dell'uomo, riduzione dell'uomo ai minimi termini, è una cosa veramente straziante. Quindi guardavo due volte malattia. Hooligans, non conosco questo film Hooligans. Ripeto, sul calcio ho visto solamente Il Campione, che è un film bellissimo, un ottimo film, con Stefano Corsi, Michel Hooligans, con Charlie ci sono degli attori anche inglesi famosi. Non lo conosco. Lo recupererò, permesso. Bene, ultimo film, quindi prodotto dai produttori di... Sì, è uscito su Netflix, quello su Stefano Cucchi, infatti i produttori si sono trovati bene, come Biasimanghi, è un film meraviglioso. Quindi con Sulla strada, una storia d'amore tra due adolescenti ambientata in una Sicilia che ancora non si vede spesso nei film. Interessante, enigmatico. Vedremo. Speriamo non sia il solito polpettone romanzesco. Così, termine inventato. Bene, con questa carrellata sul futuro i Netflix dell'Italia, siamo arrivati alla fine, stiamo per chiudere questa live, direi di far partire una sigla finale, così almeno per poterci salutare con dignità. Cosa possiamo mettere in sigla finale? Thank you.
Pensa in fretta. Ah sì, ecco, esattamente. Un po' di musica per chiudere. Bene. Abbiamo questo sottofondo un po' di stato sociale per... Ah, metto, ok. Richiesta del pubblico, quindi per chiudere, come dice... Seguiamo Mattia Romano. Tra l'altro Pupo, apro una parentesi, diciamo off topic, richiesta del pubblico. Pupo sarà opinionista del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini assieme a Vandanara, niente un po' di meno che, quindi Pupo e Vandanara in TV assieme. A volte. Ho il testo davanti. Quale sigla finale si può desiderare di meglio, viene da dire. Oh, abbiamo finito davvero stavolta. Cosa si può desiderare di meglio? Guarda, bellissimo. Di meglio. Niente. Vi ringrazio allora. Wanda e Pupo assieme saranno, secondo me, tromberanno, detto le quinte, è possibile. Farà una cosa tra i con Signorini, momento oscurità. Di noi, l'amore è una favola, su di noi, e tu vuoi volare. Buona serata a tutti, buona serata a Matteo Mano, Manuel Verani, Ettore 02, un piacere vederlo, ciao! Diamo tutti allo stesso modo.